Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la polvocultura, un'altra missione per Eli. E perché lo zoom è così zoomato? Ok, a parte questo, la polvocultura è stata una missione strana, ma ci ha permesso di costruire un bel castello di cartone. Ma quello che faremo oggi sarà un'altra missione, quella del reclutamento aggressivo. Abbiamo bisogno di più membri per la nostra startup. Però direi che è arrivato il momento di cambiarci. Direi di scegliere un vestito un po' più bellino, magari. Beh, direi che ci siamo, dai. È arrivato il momento di fare un po' di reclutamento aggressivo. E ancora appare quel box nero delle balle. Niente, ora oggi non si vuole togliere. On my way. Arrivo subito alla chiesa, anche se ci sono praticamente già dentro, ma esci, va bene così. Eccomi qua, vi sono mancato? Dobbiamo salire di sopra, va bene, arrivo subito. Sai una cosa però, il cappello non va bene. Molto meglio. Eccomi qua, ciao. How do we staff up? Bella domanda. I've got a 14 step plan. Sounds about 13 certo. Steps too many. Yeah, why not just go to Boot Hill and show everyone what a badass you are? Yeah. What's Boot Hill? Are you kidding me? Check out the laptop. Bello il tuo portatile. Con cosa l'hai pagato? Coi soldi della piastra per i waffle? Guardiamo il portatile. Okay. Boot Hill is e niente, la scatola nera lì non se ne va. Island out in the lake. This sick cat named Doc Ketchum runs the show. Fight club. More like murder circus. We need to recruit more saints, right? Everyone in town with a criminal record watches this. Vabbè, e allora. Oh, he's right. I've seen Pantero streaming it. I just didn't know what it was called. But it's crazy dangerous. It's viral marketing. Viral marketing is not supposed to come with a mortality rate. It's like breaking out in the art world. You gotta do something to capture people's attention. Beh, attirare l'attenzione più di così, effettivamente. Target demographic. I don't know. You're the one who have to do this. What do you think? Che non vedo l'ora di farlo. Y'all had me at murder circus. You sure? We cannot afford to lose. Questo è vero. Also, you're our friend. We miss you. Vabbè, allora, grazie. Sweet. There's a ferry to the island that docks out back. We can ottimo. Do this whenever you're ready. Molto comodo il fatto che il traghetto è proprio dietro l'angolo. E non sono riuscito a usare la tutelare. Ok, devi premere un po' di volte. Non c'è proprio un modo preciso per attivarla, però. Eccoci. Dio mio. Ho visto le gambe spezzarsi in due. Eccoci arrivati alla barchetta. Molto comodo che ce l'abbiamo dietro casa. Esatto. Spero che questa cosa non sia una sola volta, ma potremmo tornarci a questo punto. Prendiamo il biglietto dal ticchettaro. Prendilo però. E che cazzo. Dai, prendi sto biglietto. Vabbè, qua. Dai! Ha fatto la tipposa, ha fatto così. Ma ti prego. Questo gioco ad ora non è male. Ha tanti problemi però, cazzo. Questa cosa te la fa veramente penare tutta. Certe scene sono anche belle. Non voglio criticare per forza merda. Però porca di quella puttana. Ci fosse una patch perfetta adesso, aggiusterebbe tutto e ti giuro lo apprezzerei al 100%. Non vedo l'ora di spaccare la faccia a qualcuno. Uno spadone, lo voglio adesso. Minchia che male. Showtime! Va bene. Showtimeiamo allora. Sfumeggiante! Quale sarà la nostra prima arma? Secondo me un'arma melee. Vediamo. Ok. Abbiamo un martello di gomma. Ma Dio mio. Oh, e fa anche male. Vieni qui, maledetto. Vediamo cos'altro abbiamo. Lo spadone. È lento. È lento. Preferisco il martellone. Porca troia, con due colpi ammazza sta arma. Ci sono altre armi qui? Ti prego.
Se abbiamo altre armi, mi fai contento. Non ce ne sono altre, vero? Dannazione. Allora, va bene, va bene. Abbiamo un martello, usiamolo. Vieni qui. Spacco la faccia a tutti col martello. Dio mio, che bello. Uccidi i nemici corpo a corpo. Spacco la faccia a tutti ora. Se solo questo gioco avesse gli attacchi in corsa come Saints Row 3, Dio mio. Se solo avessi gli attacchi in corsa. Una pistola ed è? È quella della Marshall. Oh, figa. Scusami un secondo. Ma hai colpi homing quest'arma. Allora, teniamocela da parte. Ok, qua è chiusa. Teniamocela da parte quest'arma, perché colpi homing vogliono dire veramente tantissimo. Vogliono dire veramente salvarti il culo quando non puoi per... Sto martello è fantastico. Quando non puoi permetterti. Sì, però, santo cielo, quella scatola nera mi sta urtando l'esistenza. Toglimela. Ok, vediamo la prossima arma. Lanciarazzi? No, è un lancia... È il lanciagranate. È il lanciagranate degli idols. Non è un'ottima arma, perché i loro fuochi d'artificio stordiscono più che altro. Però, ehi, per il momento direi di tenercela cara. Visto, rimbalzano. Fa schifo stare. Ecco fatto. Ho cercato di spararlo il più in là possibile, ma è servito realmente a poco. Allora, curiamoci. Dio mio, che male. Ah, che dolore. Allora, aspetta, aspetta, venite qua. Ma smettetela di schivare. Puttanega. Uccisione con attacco pesante. Dio mio, che male. Vieni qui. Sto martellone è fantastico. Probabilmente il fatto che sia così è solo una skin. È solo la skin scherzosa. Però probabilmente il martello fa cazzo male. Mamma mia, ma sta roba uccide con un colpo. Allora, aspetta. Vieni qui. Tu sei resistente. Tu sei resistente. Allora, vediamo la prossima arma che otteniamo. Un fucile a pompa. Bene, bene. Non male, allora. Vieni qui. Dove scappi? Efficiente. Dai. A bruciapelo e non sei riuscito ad ammazzarla. E tu sei un professionista, Giovanni, dai. Sei un professionista delle uccisioni, che cazzo. Allora, aspetta. Munizioni. Grazie. Ecco fatto. Ricarichiamoci tutto. Ricarica la pistola, che non si sa mai che ci possa servire. Anche sto lancia granate merdoso. Ecco fatto. Ecco, io direi di utilizzarlo adesso, così ce lo leviamo dalle balle. O meglio, che è successo? Signori, ma sta andando a fuoco. Signorina, aspetta. Aspetta, venite qua. Dei furri. I furri cercano di farmi del male. Questa? Oh, la Uzi. Bene, bene, bene. La Uzi la accetto volentieri. Aspetta un secondo. Dove sei? Ciao. Ma è una poliziotta. Che ci fai qui? Forse i poliziotti non vengono pagati abbastanza in questo paese. Hanno bisogno di più sussidi. Ecco fatto. No, no, no. Martellone. Io lo stavo per buttare in cambio della spada. Ma, ehi, si è fatto stravalere. Si è fatto veramente stravalere. Però, ecco appunto. Io sparo un pochino a cazzo di cane. Qualcuno prima o poi lo becco. Ecco fatto. Ad esempio. Dai.
tizio vestito da dog. Perché? Ok, allora aspetta un secondo. Minchia che male. Dove stai? Dove scappi? Mamma mia. Spacco. Spacco la faccia, cretino. Oh no. Minchione. C'è qualcuno. Ho ottenuto un'arma pesante, solo che sto per morire. Ecco, fatto, calmi. Allora, non so che cosa faccio quest'arma e in questo momento non mi interessa, perché devo scovare i tizi sopra i tetti. C'è qualcuno che sta sparando. Poliziotto, eccoti là. C'è qualcuno che stava sparando i missiloni. Ora non c'è più, perfetto. Un altro idols del cavolo. Vieni qui. Dio mio, vi spacco a tutti. Oggi vi devasto. Minchia. Che cosa ha fatto? Cosa sta facendo? Vieni qua. Deficiente. Madonna mia, il tizio tattico con lanciamissili incorporato. Oh, e finalmente sono riuscito a togliere la schermata nera. Mamma mia, ci è voluto solo mezz'ora, però ehi. Questo? Munizioni speciali. Questo? Oh, che figo, è un fucile Marshall, ma sta roba sciotta. Certo che caricare per lanciare un colpo del genere ne vale tutta la pena. Vale veramente la pena perdere tempo per una carica simile. Aspetta. No, e che cacchio, sto facendo una fotografia. Ecco fatto. Ma che bello, abbiamo anche il carrello minerario. Bello, mi è piaciuto questo. Non ci sono munizioni o armi in questa zona? Cavolo. Mi servirebbero un po' di munizioni. Oh, parli del diavolo, eccole là. Allora, rimettiamo il martellone e riprendiamoci. Ecco, un po' di munizioni. Voglio vedere cosa fa il lanciador. Puttanega. Mi ricorda, dicevo, l'arma, come cacchio si chiama? Il... non mi viene il nome in italiano. Il Junker di Fallout. Quello che lanciavi la spazzatura. Non so perché, ma mi ha dato questo feeling quest'arma. Addio il poliziotto. Ah, ok. Un colpo è stato sprecato, ma perché mi sono fermato io, perché tanto stava morendo il tizio. Mi fa ridere che ci sono tanti poliziotti che comunque si sparano tra di loro. Mi fa molto ridere il tutto. Allora, rimettiamo il martellone giocattolone. Mamma mia. Viaggia a piedi, eh beh, con tutte le corse che ci siamo fatti fino ad ora. Vediamo, prossima arma. Ma, oh, ma che... è il martellone. Vieni qui. Una porca di quella. Vieni. Aia. Allora aspetta. Bisogno di curare. Ma di nuovo Karate Kid. Puttanega. È morto? Credo sia ancora vivo. Non è più vivo, perfetto. Ok, e mi sono anche... Dicevo, e mi sono anche fregato il suo mitra. Ecco fatto, entra nella torretta. Arrivo subito, tesoro. Forza, chi vuole fare a botte? Bastardi. Ora ho la torretta.
ho le kill infinite e assicurate. Mamma mia. Spacco la faccia a tutti. Maledetti marrani. Barba. Mi devasto. If this won't get us new recruits, nothing will. Dio mio. Ma che casino che stiamo combinando. Ci chiamano professionisti mica per nulla. Sto primo piano sgranatissimo. God damn. Jesus Christ. So that's what being good at murder means. I know. Seeing it on the leaderboard really puts things in perspective. Should we be scared or reassured? Esatto. Both. Eli, mute your fucking phone. Oh, yeah. Il gatto dietro. Holy shit. Holy shit. Holy shit. These just keep coming in. Who are they from? People who are watching. They want to learn from the master. Dal master. We got recruits. Abbiamo delle reclute. We got recruits. We got recruits. E vai, beviamo mentre il nostro amico sta andando ad ammazzare gente. Noi non facciamo un cazzo, fa tutto lui. Reclutamento aggressivo. Ottenuti 12.000 dollari, mica male, e 3.000 di esperienza. Beh, dai, dai, sono contento. Hai sbloccato il molo delle barche. Ottimo. E la banda dei Saints. Nuove reclute hanno deciso di unirsi ai Saints. Personalizzazione della banda. Cambia l'aspetto dei membri della tua banda e i veicoli che guidano. Bello, bello, bello. Yes. Finalmente. Ti prego, dimmi che c'è ancora la possibilità di tornare lì al Boot Hill. Perché ti giuro, mi sono divertito un sacco. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!